Nel mio viaggio a Firenze, una delle cose che mi ha colpito di più è stata la passione che hanno per il calcio storico. Sono stato una settimana lì e ho voluto vivere e imparare su questa tradizione bellissima. Ecco il mio racconto. Il calcio storico fiorentino affonda le proprie radici in tempi molto antichi dal 1580. Le partite si svolgono con i costumi del XVI secolo a ricordo di un momento particolare della storia cittadina. Le partite sono di 50 minuti. Si gioca in un campo rettangolare ricoperto di sabbia e giocano due squadre di 27 calcianti. Sono questi gli elementi alla base di uno sport che, secondo alcuni, è l'antenato del calcio moderno. Darà gli ordini al proprio gruppo. State attenti al comando! Vada! Salutate! È un momento che va fuori dallo spazio e dal tempo, non è assolutamente sport, è amicizia, è combattimento, è lotta, è sentimento, sono tante cose. Un vero calciante si sente tale dopo 7-8 anni. Un vero calciante non è il primo anno, nemmeno il secondo. È dopo tanti anni che si sente calciante. Sì. Furiosi, vieni da me, vieni da me. Ragazzi, un po' di testa, mai, mia madre non ha mai visto una partita, mio padre mai, mia moglie mai, mia figlia mai. Io non voglio neanche che vengano a vedermi durante la sfilata. Io sapessi che se mia madre si sente male in tribuna, io muoio in campo, non voglio che vengano. Mi viene la pelle d'oca, io preservo molto la mia famiglia. Non voglio mai, la prima cosa, quando ho finito di giocare, immediatamente prendo il cellulare e telefono subito a mia madre. È andato tutto bene, è andato tutto male. Non ti preoccupare che sto bene. Tutti i miei compagni mi dicevano stai attento con i primi 10 minuti, perché sono terribili i primi 10 minuti. Se te pensi, arrivi secondo. Il gioco del calcio fiorentino è oggi una sfida tra i quattro quartieri della città. Ogni anno è quindi organizzato un torneo che coinvolge i quattro quartieri storici della città. I bianchi di Santo Spirito, gli azzurri di Santa Croce, i rossi di Santa Maria Novella e i verdi di San Giovanni. Essi diventano i protagonisti di dure ed esaltanti sfide. Il premio in palio è una vitella bianca di razza Chianina. Il torneo di San Giovanni del calcio storico fiorentino si svolge di norma nel mese di giugno di ogni anno. La finale viene disputata nel pomeriggio del 24 giugno, giorno del patrono della città. Le partite vengono giocate sempre nella piazza di Santa Croce. Il calcio storico è sempre stato caratterizzato da un forte agonismo e mostra un lato fortemente sentito, popolare e autentico della città famosa per essere stata la culla del Rinascimento.